Sì. Ok, la streaming c'è. Allora io faccio intanto l'appello dei presenti. Pala c'è, Ballivo c'è, Battista non lo vedo. Fiore Andrea lo vedo. Ah no, Battista è in sala, sì, Presidente, lo siamo in vedo. aula. Sì, non l'avevo visto, perdonatemi. Ovviamente Battista ha bisogno dell'attestato. Presidente, ma lei ha problemi di Alzheimer? Perché lei dovrebbe sapere, perché sono mesi che ribadisco a tutti voi che io sono tra quelli che hanno bisogno puntualmente dell'attestato di presenza. Grazie. Bene, grazie per l'insulto, collega Battista. Quindi l'attestato anche per il collega Battista. Fiore Andrea è presente, Citraro Saverio è presente, l'attestato anche per lui, De Matteis Antonio è presente, Della Giorgio è presente, Fagiano Lidia è presente, Giordano Anguilla in aula, Perdonami. Greco c'è, Mariano Mariano Presente, c'è, presente. Martini lo vedo, Mele Giulio c'è? No. Ok, Mele Giulio non c'è, Mola lo vedo, Murri dello Diago lo vedo, Giannotta. Giannotta non lo vedo. Presidente, buongiorno. Costantini Delega Orlando. Ah, faccio su. E allora un attimo, quindi Mola c'è, Murri c'è, Giannotta dicevo non lo vedo. Giannotta no, non lo vedo. Poi Eccomi, Occhineri c'è. presente. Allora, Orlando quindi la levo e inserisco Costantini dal San Alessandro. Ok, Pasquino c'è. Patti. No? Lo ridice, no? Spero che Giorgia faccia Pasquino più. Sì, attestato, sì, sì, presidente. sì, sì. Patti non c'è. Poliportone c'è. Rotundo. Presente. Nel senso che fa dei Sì. governi, Presente. dovete mettere insieme le elezioni dopo, perché dopo. Datevi silenzio tutti, perché qua sento telegiornali. Ok. Scorrano, lo vedo. Ok, Tramacere non c'è, Valente non c'è. Allora, sono assenti Mele, Giannotta, Patti, Tramacere e Valente, quindi presenti 20 commissari su 25. Per il momento l'attestato l'ho preparato i consiglieri Citraro, Battista, Pasquino e Ballivo. Quindi per gli altri consiglieri non l'ho, c'è nessun altro me l'ha chiesto. Poi abbiamo da approvare i verbali numero 36 e 37 che sono redatti ovviamente con l'ausilio dei sistemi informatici di registrazione. Il numero 36 della commissione del 23 novembre, il numero 37 della commissione del 30 di novembre. Li darei ovviamente per letti approvati. Chiedo alla Ok. segretaria, che è qui presente appunto di ratificare questa approvazione. Poi, per quanto concerne invece l'ordine del giorno della commissione di oggi, come facciamo ogni tanto, abbiamo il piacere di avere qui con noi l'amministratore unico di Lupi e Servizi, il dottor Alfredo Pagliaro, che è collegato. Un attimo, però, che dottor Pagliaro la rinomino perché c'è un altro nome, la rinomino tanto è momentaneo il nome. Ok, ora si chiama Alfredo Pagliaro, lo vedete tutti quanti. Quindi lo ringrazio per la presenza. Lui è sempre, accetta sempre ben volentieri di partecipare ai lavori delle commissioni, anche per aggiornarci su quella che è la situazione, di Lupi e Servizi. Ovviamente io faccio un breve excursus su quelle che sono le condizioni attuali di Lupi, su quelle che sono le situazioni che andremo a chiedere, su cui il presidente ci andrà ad aggiornare. Ovviamente, cedendo poi la parola a qualunque collega volesse intervenire per arricchire la discussione. Ricordiamo che partiamo dal presupposto che, mi correggerà il dottor Pagliaro se sbaglio, la sezione commerciale del Tribunale di Lecce ha fissato per il giorno 23 febbraio di questo mese l'udienza per l'omologazione del concordato preventivo della Lupi Servizi.
a questa udienza. Questa udienza, insomma, dovrebbe approvare il piano concordatario al quale hanno partecipato i vari creditori dell'azienda, dopo un lavoro portato avanti negli ultimi anni dall'amministratore unico Pagliaro. Nel caso dell'omologa del tribunale, che spero possa avvenire, si aprirà quindi la fase dell'esecuzione del concordato. Quindi poi su questo ci potrà aggiornare il presidente, insomma, sulle novità, su quello che accadrà dopo, e quindi sulla gestione ordinaria e straordinaria, che a quel punto tornerà nelle mani dell'azienda Lupi Servizi. Oltre a questo, un altro segnale, un altro input che mi era venuto da alcuni colleghi consiglieri riguarda la situazione dell'interinale del piano dell'assunzione della Lupi, come potrà procedere nei prossimi mesi, il lavoro svolto, le mansioni, le eventuali criticità che sono state rilevate negli ultimi mesi di gestione della partecipata del Comune di Lecce. Quindi un po' un quadro generale su quella che è la situazione attuale della Lupi e sugli aggiornamenti che il presidente, l'amministratore Pagliaro ci può dare. Ripeto, ovviamente, cedendo la parola ai colleghi consiglieri, solo che prima farei relazionare l'amministratore Pagliaro, poi possiamo anche aprire un dibattito ricordandoci di stare nei tempi della commissione. Quindi, dottor Pagliaro, prego, se vuole intervenire, le cedo la parola e la ringrazio per la presenza e per la partecipazione. Deve elevare il muto al microfono, dottor Pagliaro, però. In basso a sinistra, dove dice silenzio, in basso a sinistra dovrebbe elevare il muto al microfono. Ok, provi a parlare. Ok, prego. Ecco, mi sentite? Alzo il tono della voce. Sì, grazie, la sentiamo Presidente, bene. Grazie Presidente per l'invito, sì, mi dà l'opportunità intanto di sentire, di vedere voi, i consiglieri, che saluto tutti quanti. Allora, il 23 febbraio ci sarà ovviamente l'opportunità, l'udienza, di poter avere omologato i lavori sviluppati fin qui dalla Lupi Servizi. Ci auguriamo che tutto debba andare così come previsto, salvo un ricorso che abbiamo in atto da parte di un creditore che ha presentato una perizia differente per ciò che riguarda il valore dei terreni, per cui adesso vediamo, non abbiamo in questo momento notizie di eventuali opposizioni, ma i 10 giorni ancora per legge non sono passati, arriveranno fra breve, e vedremo eventualmente come si comporterà questo creditore. Siamo pronti ovviamente a rispondere al creditore e a chiunque altro, perché abbiamo avuto la maggioranza assoluta, quasi, tranne 2 creditori, che non hanno sottoscritto l'impegno con noi. Questa è la prima domanda, ci auguriamo tutto va bene. Abbiamo in questo momento superato anche l'altra commissione controllo, quella dell'amministrazione comunale, perché avendo 13 servizi che svolgiamo in città per conto dell'amministrazione comunale, che è socio unico, siamo in pareggio, anzi siamo anche in positivo su tutti e 13 servizi. Quindi questo ci fa ben sperare, perché ci stiamo preparando anche per il bilancio di giugno, quindi entro marzo, come previsto, avremo la contabilità specifica di ogni servizio, quindi potremo ulteriormente proporci, come il giugno dello scorso anno, ad un bilancio più che positivo. La Lupi sta dimostrando, secondo me, una buona capacità di intervento sul territorio, sta rispettando i contratti quadro sottoscritti dall'amministrazione comunale, e sapete che dobbiamo rispettare necessariamente, abbiamo un piano industriale che va rispettato, abbiamo in futuro questi 3 anni di sofferenza sicuramente, che ci permetterà di pagare i nostri debiti, sperando ovviamente in una proroga anche di un paio d'anni, perché il Covid è stato Covid per tutti, quindi anche per noi dal punto di vista economico, perché lo spostamento dell'udienza, dell'omologa e quindi della sentenza definitiva, i ritardi sono dovuti esclusivamente al Covid. E sapete anche, forse vi avrò informato in precedenza, che addirittura io avevo chiesto un'anticipazione dell'udienza, proprio perché pensiamo di aver svolto un buon lavoro in questi 18 mesi continuativi. Per svolgere il nostro ruolo, per assolvere la necessità dell'amministrazione comunale, ovviamente
dobbiamo rivolgersi a lavoro interinale, alla somministrazione di un lavoro interinale, perché dobbiamo coprire quei buchi che si creano ovviamente per malattie e per 104 continuati. Dal punto di vista economico, per noi certamente è un esborso, ma viene compensato dalle economie che risparmiamo dai dipendenti che si ammalano o che hanno una 104 continuativa. Siamo in un pareggio, anzi, siamo comunque in positivo anche in questo caso, perché ad un risparmio di circa 200.000 euro abbiamo una spesa di 61.000 euro per 12 circa, circa interinali, perché abbiamo rinnovato il 30 gennaio ancora il contratto con questi ragazzi che svolgono il ruolo in posti strategici, perché se abbiamo un operatore scolastico, quindi avevamo dei buchi legati prevalentemente a dei pensionamenti oltre che a delle malattie in itinere, quindi abbastanza lunghe. E questo ci permette ovviamente di assolvere a tutti i doveri che l'amministrazione comunale ci chiama a svolgere in questa fase molto delicata, anzi delicatissima. Quindi direi che la società a marzo, superato l'omologa, con il rientro di tanti dipendenti e qualcuno andrà ancora in pensione, forse sarebbe il caso che una volta salva, tranquilla, navigare in acque più tranquilli, potrà predisporsi eventualmente a qualche bando per poter rispettare con serenità e tranquillità i contratti quadro sottoscritti con tutti i dirigenti che vi rammento che hanno espresso la loro congruità in base al numero ovviamente di persone che noi affidiamo all'interno di ogni ufficio. Vi rammento che sono 13 servizi, quindi che vanno in un ampio spettro di quelle che sono le necessità, specialmente in questo momento in cui l'amministrazione comunale per la quota 100, per le anticipazioni, perché molti sono passati in altri settori, perché molti sono pensionati, quindi ha una difficoltà estrema per gestire già gli uffici di per sé, sapete, lamentele. E io devo dire che grazie al supporto notevole dei nostri uffici, dei nostri operatori che vengono con rotazione spostati da un ufficio all'altro, stanno dimostrando una grande professionalità, una grande affezione a questa società. Qui in questo momento, tranne la giornata uggiosa, vedo il sole, per cui questa per me è già una buona cosa e volevo trasferire ovviamente a tutti i consiglieri e nel rispetto delle norme e delle regole io sono e sarò sempre a rispondere in qualsiasi momento di qualsiasi cosa voi abbiate necessità. Ringraziamo. Presidente, buongiorno. Sì, nel frattempo io ho visto la presenza di Giannotta, di Tramacere e di Patti. Sì, Presidente. Sì. Vi ho segnati presenti, non vi preoccupate. Grazie. Aspettate che un attimo muto il microfono. Ok, ora ho silenziato di nuovo tutti quanti, perfetto. Allora. Dunque ringrazio quindi l'amministratore unico, il dottor Pagliaro, per la risposta. C'è un Letizia Ingrosso collegato, qualcuno ha cambiato il nome per sbaglio? Ah, il collega Costantini D'Alzante, forse un attimo che lo rinomino. Ok. Ci sono interventi in merito all'esposizione del dottor Pagliaro oppure eventuali altre domande? Mi sembra insomma che abbia chiarito abbastanza quella che è la situazione attuale, rispondendo alle domande da parte mia sul giudizio di omologazione del Tribunale e anche sull'eventuale fabbisogno di personale, quindi bandi che potrebbero essere realizzati in seguito all'udienza di febbraio, quando poi la gestione ordinaria e straordinaria rimarrà totalmente ed esclusivamente nelle mani della partecipata. Però visto insomma che più di qualche volta si è richiesto di parlare di lupi in commissione, qualora qualcuno di voi ne avesse bisogno, ecco, avete facoltà di intervenire in merito. Quindi apro il dibattito se qualche collega consigliere volesse dire la sua. Presidente, nelle more delle candidature a parlare, prego. Se potesse lei fare un resoconto, perché io sono entrato
adesso avendo avuto problemi di connessione. E quindi la, il quesito da lei posto qual era e la, eventualmente una sintesi della risposta del, del dottore. Ha ragione, sì, in effetti tre colleghi sono entrati a dibattito in corso, quindi non hanno avuto modo di ascoltare tutto. E la commissione di oggi è convocata sul, su aggiornamenti sulla situazione di Lupi Servizi. Abbiamo qui con noi l'amministratore unico, il dottor Pagliaro, che ha appena esposto relazionando sui quesiti iniziali che avevo posto prima di un eventuale dibattito fra consiglieri. Nella, nella, nello specifico io avevo chiesto al, al dottor Pagliaro intanto aggiornamenti sulla, sulla situazione giudiziaria, perché come sapete il 23 febbraio ci sarà l'udienza presso la sezione commerciale del Tribunale di Lecce per il giudizio di omologazione del concordato preventivo della Lupi. Sostanzialmente tutti i creditori, tranne, ha detto il dottor Pagliaro, due, hanno approvato il piano concordatario al termine di un lavoro svolto dal dottor Pagliaro come amministratore unico a partire dal 2019. Successivamente, dopo l'eventuale omologa del Tribunale, sulla quale non dovrebbero esserci problemi, si aprirà poi la fase dell'esecuzione del concordato, no? Quindi onorando i debiti, allenando il patrimonio non strumentale, eccetera. E a quel punto poi la gestione ordinaria e straordinaria tornerà saldamente e unicamente nelle mani della società. E in seguito poi la domanda successiva è stata: a quel punto la Lupi potrà procedere eventualmente ad assunzioni, a sistemare il discorso degli interinali e a, quant- e a quant'altro? E il dottor Pagliaro anche su questo ha risposto in maniera positiva, quindi con la speranza che tutto vada bene il 23 febbraio, che quindi ci possa essere questa omologa del Tribunale, si sta già pensando di procedere eventualmente a bandi per coprire il fabbisogno di personale qualora ci fosse. Mi corregga, dottor Pagliaro, se sto dicendo sciocchezze. E poi no, non la sentiamo, sempre il microfono. Abbiamo, le do la parola fra poco, allora magari facciamo così, così le do la parola. Insomma, quindi poi nell'esposizione del dottor Pagliaro c'è stata la risposta intanto a ciò che ho chiesto, arricchita anche da ulteriori dettagli su quella che è la situazione attuale della Lupi, che è da lui giudicata positiva. Ha fatto un raffronto con la giornata uggiosa di oggi, nonostante la giornata uggiosa lui vede sole all'orizzonte, perché vede una situazione nettamente migliore di quella che purtroppo si era creata negli anni, e quindi vede un futuro abbastanza roseo per Lupi Servizi, nonostante, ecco, ci sia stato da lavorare tanto per arrivare a questo. Dottor Pagliaro, posso una domanda tutto prima della replica del dottor Pagliaro? No, dovete, prego, il dibattito è aperto, prego. Io stavo solo sintetizzando. No, una domanda secca, una domanda solo secca al volo. E se per la Lupi Servizi, che so che aveva fatto anche delle manifestazioni di interesse, se sono stati assegnati dei percettori del reddito di cittadinanza, perché so che era previsto un PUC, un piano di utilità collettiva, che avrebbe aiutato anche a gestire Lupi Servizi. Grazie. Prego, dottor Pagliaro. Sempre attivando il microfono, deve attivarlo ogni volta. In basso a sinistra. Okay. Prego, okay. Allora, noi abbiamo partecipato ovviamente alla richiesta dei fruitori del reddito di cittadinanza, chiedendone, mi pare, circa sei. Noi ne abbiamo chiesti 16, ce ne hanno mandati 6, ma per un'ora mi pare giornaliera, quindi diciamo che 8 ore settimanali, quindi un pochino poco per poter gestire un programma con queste persone che avevano ovviamente voglia o capacità di lavorare. Ci auguriamo ovviamente che le ore possano essere un po' di più nel tempo, perché questo potrebbe dare anche l'opportunità a queste persone di svolgere meglio questo ruolo, poi magari tenerle in considerazione anche nel futuro. In merito alla sintesi, dottor Pagliaro, deve aggiungere qualcosa o ho riportato fedelmente la sua risposta precedente al consigliere Giannotta che aveva chiesto? No, volevo aggiungere una cosa, magari se nella prospettiva di una, come lei ha detto, sulla base di quello che diciamo, è stato l'intervento del Presidente, le politiche di, diciamo, ampliamento delle unità di personale, il Presidente ha, come diciamo, individuato dei settori che necessiterebbero di potenziamento, cioè ha una griglia
di priorità dei settori rispetto ad altri nelle fasi di reclutamento? Dopodiché la seconda domanda è questa. Nel 2018, quando si pose il problema, uno degli argomenti era quello del numero del personale. Se non sbaglio, all'epoca si parlava di 272 unità, di gran lunga superiori rispetto a quello che era il processo, diciamo, di bilancio, il supporto del bilancio, quasi l'80%, si parlava all'epoca, andava tutto in personale, no? In poco in altri settori. Questa, che cosa accadrà nel momento in cui, cioè, si è già stabilito, hanno già bozzato un piano di sviluppo rispetto a quello che può accadere dopo il 23 febbraio in termini di unità di personale, oppure no? Quindi due domande. Fino a quante risorse necessiterebbe la Lupie per rispondere a tutto quello che la pianta organica sufficiente per poter portare avanti, e qual è il bilanciamento rispetto a, diciamo, ai fatturati che essa produce? Ok, allora in questo momento i dipendenti sono 225 e sono suddivisi in 13 servizi. Ovviamente la maggior parte di questi sono nel settore operativo, tecnico, e una restante parte sono a livello amministrativo. Noi avevamo già presentato lo scorso anno, il 2020, il piano triennale delle assunzioni, che ha dovuto subire sicuramente un arresto perché vi erano, se non vi ricordate, lo ricordo io, molte persone che avevano vinto concorsi altrove, quindi in altre città, e quindi sono andati via dalla Lupie. Abbiamo avuto pensionamenti e abbiamo avuto, in seguito ovviamente a questa situazione instabile di pandemia, del lockdown, una serie di interventi differenti. Sapete che sono chiusi tutti i nostri palazzi, il castello, tutte le strutture ricettive sono chiuse, il museo, quindi tutto questo personale è stato ridistribuito in tanti altri settori per coprire ovviamente le esigenze del momento, e sono state veramente tante. E devo dare atto che a tutti gli operatori si sono, diciamo, hanno predisposto tutte, dato la massima disponibilità ai servizi, viramento ai mercati, la protezione civile, il trasporto di alimenti, il trasporto di PC, il trasporto di una serie di cose. Quindi diciamo che è stato un lavoro continuo che cambia anche l'aspetto dinamico di questa società. Per cui nella verifica adesso degli altri pensionamenti che avremo nel 2021-2022, il piano triennale sicuramente subirà delle variazioni rispetto a quello che avevamo presentato. Poi sapete anche che la chiusura di alcuni plessi scolastici, no, comporterà un esubero di alcuni personale, un po' di personale, e quindi dovremo rivedere anche il piano triennale presentato in funzione di questo. Quindi nella logica di tutto questo assetto della società dobbiamo prevedere anche gli investimenti, cosa che ovviamente questa società non ha mai potuto fare o non ha mai voluto fare dal 2001 in poi, perché abbiamo mezzi vetusti, abbiamo la necessità di rinnovare il parco auto, il parco mezzi per poter lavorare al meglio. Una società che deve cominciare a camminare in futuro con le proprie gambe, per camminare con le proprie gambe deve avere necessariamente dei mezzi idonei. Quindi quelle voci che verificheremo positive dovranno andare poi a zero, perché gli investimenti dovranno coprire il futuro degli utili. E penso che in questa operazione i settori che saranno sicuramente potenziati saranno quelli operativi, tecnici, quindi il personale, gli operai di cui abbiamo bisogno, particolare nel verde, gli operatori cimiteriali, perché abbiamo un personale che lavora in alcuni settori che ormai ha superato, non dico l'età della ragione, ma l'età intanto del lavoro, sì, perché sono lavori duri, usuranti, faticosi, e lì ci vuole un rinnovamento, ci vuole manodopera giovanile con mezzi diversi. Dobbiamo specializzare il personale, abbiamo fatto un programma già per la formazione del personale, la formazione per noi è indispensabile. Vorremmo elevare anche la qualità
di alcuni dipendenti dell'amministrazione comunale. E questo, in questo futuro ovviamente c'è da lavorare molto, c'è da creare le condizioni perché tutti svolgano il loro lavoro nelle migliori condizioni. Grazie, grazie dottor Pagliaro. Ci sono altri interventi? Se qualcun altro vuole intervenire in merito? Posso fare qualche domanda? Certo, senatrice Polibortone, può. Prego, prego. Allora, il dottore Pagliaro ha parlato dell'emergenza Covid e quindi della necessità che hanno dovuto spostare, diciamo, parte del personale per venire incontro a nuove esigenze. Cioè avete soddisfatto esigenze che sono andate al di là dei contenuti delle 13 convenzioni? E poi, rispetto a questa situazione del personale, del quale non abbiamo parlato rispetto alla situazione economica del personale, personale che a quello che mi risulta dalle lamentele che sono venute percepisce intorno agli 800, forse 1000 euro, non so, che certamente non sono sufficienti per portare avanti la famiglia. A fronte di questo, sono necessari gli ulteriori 16 interinali o non sarebbe meglio utilizzare meglio e di più il personale che già è in conto alla Lupie per fare in modo che possano avere uno stipendio più consono a quelle che sono le esigenze minime, proprio veramente minime, di una famiglia? Ecco, non mi è chiaro il numero attuale, il numero di coloro che per esempio hanno 21 o durante l'arco del 2021 andranno in pensione. Non mi è chiaro il fatto se in un nuovo piano, in una nuova programmazione, per esempio le 13 convenzioni debbano essere ridotte in termini di servizio. Non mi è chiaro il fatto se il verde è per esempio di competenza esclusiva della Lupie in quanto convenzionati per questo, oppure se è ancora in parte esternalizzato. Ecco, non mi è chiaro se all'interno della Lupie c'è un giusto equilibrio fra gli operatori di livello, diciamo, più basso, normale, e invece gli amministratori della Lupie, perché anche questo va detto, è una lamentela che viene, non possiamo far finta di non saperlo, perché in tanti ci dicono che a fronte di 800 euro di un lavoratore della Lupie ci sono degli stipendi degli amministratori che sono decisamente molto più alti e quindi c'è veramente uno scompenso notevole all'interno della società stessa. Ecco, su questo vorrei avere qualche chiarimento. Allora, senatrice, buongiorno. Buongiorno, ciao. Covid, abbiamo temperato all'interno delle 13 convenzioni che abbiamo, il personale ha dovuto ed è intervenuto sempre all'interno ovviamente delle 13 convenzioni. Le faccio un esempio, laddove abbiamo chiuso il Castello Gallo Quinto, gli operatori sono stati spostati al mercato, nei vari mercati per gli accessi, quindi per le uscite e così via per tanti altri settori. Abbiamo portato il nostro personale a lavorare con la protezione civile, coloro i quali erano all'interno per esempio del palazzetto dello sport. Quindi oltre a questo abbiamo trasportato il PC e le Ma la protezione civile non fa parte delle convenzioni, no? Capisco che dal castello si possa spostare al mercato, ma che lì si possa mettere nella protezione civile. No, la protezione civile era legato al trasporto, in particolare del PC, e tutti i PC che venivano convogliati all'interno della protezione civile. Quindi, quindi i nostri ragazzi, gli autisti, per esempio, hanno fatto questo servizio, quindi all'interno della protezione civile era il punto di raccolta di una serie di necessità che sono stati ovviamente portati poi a casa degli utenti, quindi dei cittadini leccesi. Quindi questo per quanto riguarda le mansioni che sono state svolte. Le faccio un esempio, l'anagrafe, abbiamo potenziato il servizio dell'anagrafe del personale perché c'era la necessità di evitare gli assembramenti e così è successo anche in altre strutture. Quindi, ripeto,
già di per sé tutti quanti, già di per sé tutti quanti i mercati hanno occupato un buon numero di persone. Anche nelle scuole il personale è rimasto all'interno delle strutture perché abbiamo ripulito costantemente, abbiamo seguito i protocolli pedissequamente. Quindi io devo dire che da questo punto di vista tutti quanti siamo rimasti soddisfatti, ma anche l'amministrazione comunale. Il lavoro interinale di cui mi diceva, deve sapere, ma lei lo sapeva per forza, ha fatto il sindaco in maniera brillante in questa città, nel momento in cui c'è la necessità di far lavorare di più il personale, io, tutti i dirigenti, qui abbiamo fatto una lettera a tutti i dipendenti, se avessero voluto svolgere in orari differenti, ovviamente con straordinario, alcune mansioni. Ci sono quelli che hanno accettato, quindi hanno avuto una retribuzione di circa 90.000 euro di straordinario nel 2020, e questo ovviamente per migliorare il salario, che è stato migliorato. Il salario è stato anche migliorato pagando appena sono arrivato le 13esime e 14esime arretrate, quindi del vecchio CDA, della vecchia presidenza. E questo anche sono economie salariali che sono entrate in tasca ovviamente dei dipendenti. Sicuramente esiste un problema, ahimè, non dettato da me, ma dal contratto che è stato stipulato. Però le garantisco che tutti quanti i dipendenti sono messi in condizioni di poter svolgere ruoli. Ovviamente non possiamo clonare alcuni dipendenti, farli trovare contemporaneamente in due posti diversi. Chi fa l'operatore scolastico non può fare ovviamente l'operatore sugli scuolabus, chi fa le pulizie in alcuni ambiti non può farle in altre contemporaneamente. La contemporaneità ancora non è prevista, perché l'organizzazione, le garantisco, mi farebbe piacere anche vederla qui da noi qualche volta, perché il suo supporto, la sua esperienza per noi potrebbe essere importante. Però le garantisco che esiste, non dico la perfezione perché possiamo sempre migliorare, ma abbiamo ripristinato servizi dappertutto, migliorando la qualità di tutti i servizi. E certo, sono d'accordo anche con lei, il salario ne ha subito delle conseguenze, ma penso che l'abbiano subito anche i dirigenti, anche i responsabili, anche i coordinatori. La squadra sta funzionando bene, le risposte, devo dire, sono buone dappertutto, non abbiamo lamentele, questa è già una cosa. Abbiamo ridotto nettamente quel gap di assenteismo, ridotto forse oggi al 6%, quindi, e questa è già una buona operazione. E stanno lavorando tutti, capisco che esistono difficoltà di ordine economico, ma mi auguro in futuro di poterle colmare avendo altri servizi. Lei ha detto una cosa che a me fa piacere ribadire: esistono servizi del verde esternalizzati? Sì. Esisteva l'opportunità di avere le 40 ore, così come da contratto sottoscritto e da accordi sottoscritti non da me nel 2018? Probabilmente sì. È un po' strano che la Lupia Servizi svolga il verde e poi si debba fermare, per esempio, ai marciapiedi, si debba fermare alle aiuole, perché esiste altra una o due società che lavora all'interno della città di Lecce con altri nomi che non siano la Lupia. Quindi altri contratti probabilmente, altri bandi probabilmente fatti con altri. Noi abbiamo dato la disponibilità all'amministrazione comunale e agli assessorati di riferimento, perché ritenevamo che i nostri operai avessero potuto sicuramente arrivare alle 40 ore dalle 36, quindi migliorare anche il salario e migliorare anche il servizio, perché spesso noi svolgiamo il servizio per altra società, perché io ho dato mandato ai coordinatori e ai dipendenti del verde di non fermarsi qualora trovassero qualche cosa, anche se non inerente diciamo la convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale. Fino adesso ha funzionato così, cioè spesso svolgiamo il lavoro per altri, perché ci rendiamo conto che la società Lupi è ad avere l'immagine del verde in questa città, e spesso riceviamo lamentele che non sono nostre, ma che purtroppo vengono rivolte a noi. Quindi su questo apprezzo il suo interessamento e mi auguro che si possa anche fare chiarezza del motivo per il quale alla Lupi Servizi. In incontri fatti abbiamo parlato di congruità con i dirigenti, e noi avevamo posto delle opportunità di potenziare il nostro servizio, bene, prendere il verde indiscriminatamente, tutto il verde, e questo sarebbe stata una buona cosa, avrebbe aumentato il salario, portato le 40 ore. Però anche, così come le dico una cosa, le dico anche
che buona parte dei dipendenti del Verde non hanno voluto sottoscrivere le 40 ore, per cui creando spesso un po' di difficoltà da parte mia per andare a patteggiare o per andare a chiedere ulteriore lavoro all'amministrazione comunale. Finalmente, alcuni giorni fa, dati gli incontri che faccio quasi mensilmente, dipende anche ovviamente dal problemi Covid con gli operatori, mi sono reso conto che invece sono riuscito a convincere un numero di persone, almeno del Verde, a poter sottoscrivere le 40 ore. Una volta fatto questo, mi auguro di ritornare all'amministrazione comunale a ridare la nostra disponibilità e di poter tener conto di questo e quindi lavorare aumentando il salario oltre che le ore. Beatrice, vuole replicare? No, io mi auguro che si possa andare avanti su questo discorso del Verde, perché io ricordo che gli operatori della Lupi erano sempre molto molto bravi, presenti e professionali. Tra l'altro, siccome sono stati fatti a suo tempo, adesso sentivo il Presidente che diceva che sono in programma dei corsi di formazione, niente impedisce che la formazione sia orientata per una sorta di riconversione anche del lavoro all'interno della Lupi rispetto ad esigenze importanti della nostra città. Poco fa, Presidente Pagliaro, in un'altra commissione ho ricordato che la Lupi svolgeva dei piccoli lavori di manutenzione ordinaria, per esempio dei marciapiedi, delle sconnessioni, cioè piccoli interventi dei lavori pubblici che pure rappresentavano la presenza dell'amministrazione comunale attraverso la sua società. Ecco, adesso non lo so se nell'ambito delle 13 convenzioni ci sia ancora anche questa o se non la si possa proporre all'amministrazione, perché penso che sia interesse dell'amministrazione non distruggere le professionalità che all'interno della Lupi si sono acquisite, ma nello stesso tempo di mantenere quei lavoratori per i quali tutti quanti insieme all'inizio degli anni 2000 riuscimmo a mettere in piedi una società che all'epoca fu fatta da lavoratori socialmente utili che non avevano prospettive e che attraverso la Lupi ebbero delle prospettive invece di lavoro più costante e con delle norme molto più di garanzia per i lavoratori stessi. Il servizio di manutenzione è ancora in carico alla Lupi prevalentemente per i plessi scolastici, però abbiamo ripreso, cosa che c'era stata tolta probabilmente durante la fase caotica della contrattazione, la reperibilità. All'interno della reperibilità i lavori pubblici a volte assegnano alcuni tipi di interventi, fra cui anche i lavori sul marciapiede, su alcune parti altre della città. Tenete conto che, questo condivido con la senatrice, i giovanotti assunti nel 2000 oggi hanno 20 anni, 22 anni più, 21 anni in più, e quindi ex giovani, quindi hanno notevoli difficoltà, tant'è che siamo ricorsi all'utilizzo di due interinali, piastrellistri e mattonatori, che ci permettessero ovviamente di continuare quel servizio di manutenzione che l'amministrazione ci affida transitoriamente in base alle proprie esigenze. Ci auguriamo ovviamente, perché quelli un pochino più anziani li abbiamo messi a fare lavori un pochino meno pesanti, un po' perché stimolati dal nostro medico competente e un po' perché anche per loro esigenze. Quindi fanno la pitturazione, fanno altri lavori un pochino meno, pur professionali, ma meno pesanti. E quindi anche lì dobbiamo prevedere, in futuro lo stiamo prevedendo, un servizio differente che suddivida la reperibilità dalla manutenzione. Quindi vorremmo una reperibilità è costantemente presente in città, che ci dia la disponibilità di sistemare marciapiedi, ma di sistemare anche l'asfalto di questa città, in modo che lei conosce bene tutte le cause che abbiamo e quindi tutto quello che abbiamo di contenzioso per ciò che concerne le strade dissestate in parte della città, ma è un problema atavico che vorremmo rimediare con un servizio nuovo che speriamo, su mia proposta, che l'amministrazione comunale possa considerare. E diciamo che i manutentori sono rimasti in pochi, sono 8 rispetto al passato, dove erano molto molto di più, per il pensionamento, per i problemi poi di età che le ho anche esplicitato poc'anzi,
però devo dire che nonostante tutto stiamo svolgendo nelle migliori condizioni, stiamo rispondendo alle esigenze dei lavori pubblici, in questo caso che sono coloro i quali ci inviano messe e commesse per poter andare avanti. Grazie mille, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io procedo alla chiusura della commissione. Abbiamo parlato per tre quarti d'ora, quindi penso che le risposte siano state esaustive da parte dell'amministratore Pagliaro. Va bene. Allora, in assenza di altri interventi, io ringrazio il dottor Pagliaro. Io ringrazio lei, Presidente, e sono sempre a disposizione. Grazie, grazie mille, questo le fa onore. E grazie ai consiglieri comunali intervenuti. E procedo al termine dello stream e allo scioglimento della seduta. Grazie a tutti. Grazie.